architetto Caraceni, la città del futuro, un convegno decisamente impegnativo, specie per un territorio come il nostro. Sì, è l'ottava tappa che il Consiglio nazionale ha voluto fare qui a Chieti, perché sappiamo tutti bene che il nostro territorio è denso di fragilità, di sismicità e di rischio idrogeologico. Chiaramente la colpa è sempre dell'uomo che non è stato in grado di pianificare e avere quella visione del futuro che portasse a uno sviluppo lineare del territorio, ma si è andati soltanto esclusivamente per le vie economiche del mattone e delle costruzioni. È chiaro che abbiamo molti impegni da prendere da qui con l'agenda urbana europea e quant'altro, e siamo consci del ruolo che l'architetto deve e può fare per migliorare la vivibilità delle nostre città.